ringrazio voi per l'organizzazione dell'evento, ringrazio Mauro Sangalli, ringrazio Casa Pisani. Mi scuso anch'io se dovrò fare su e giù, ma essendo il Consiglio regionale che inizia alle 11 ed avendo degli atti in ordine ai quali devo intervenire, mi scuso se fa un attimino il sali scendi, ma appunto le incombenze istituzionali. Il titolo di questo convegno è un titolo impegnativo, ma è un titolo che l'economia lombarda nel contesto internazionale fa con cultura e aspetti strutturali. È un bel titolo, è un titolo forte, un titolo difficile, però è un titolo che rispecchia l'attuale situazione. Rispecchia l'attuale situazione e rispecchia la prospettiva in cui gran parte del mondo imprenditoriale lombardo, e tra questo anche il mondo artigianale, si è buttato giustamente anche dopo o anche a causa o anche sotto la spinta del periodo di crisi che non è ancora terminato, ma che nella sua fase più drammatica forse è stato superato. Io quando si parla del periodo di crisi io non sono mai troppo ottimista, perché tutti i giorni, tra virgolette, lo misuro sulla mia pelle, nel senso che da presidente della quarta commissione Consiglio regionale, che è appunto la commissione attività produttive qua in Regione Lombardia, io quasi tutte le settimane ho richieste di audizioni su crisi industriali per quanto riguarda il panorama lombardo. Sono per ogni singola crisi sono all'incirca, quando va bene, 100 posti di lavoro a rischio. Pensavo due settimane fa di aver terminato, visto che le richieste erano un po' rallentate, ero stato troppo ottimista, perché nelle ultime due settimane ne sono ancora arrivate altre. Alcune non sono arrivate, ma mi hanno chiesto un incontro oggi pomeriggio alle 15, appunto un incontro per una crisi aziendale qua in provincia di Milano. Quindi parlare di superamento della crisi è un qualcosa di troppo forte, e io ho vissuto come esperienze, fate il conto che sono presidente della quarta commissione dal settembre del 2016, quindi un anno e due mesi fa, in un anno e due mesi penso siamo arrivati circa alle 35 audizioni per crisi occupazionale a livello di panorama, lombardo. Probabilmente siamo in un punto in cui la parte peggiore della crisi è superata, siamo in una situazione stagnante o di lieve, crescita, dove c'è una sorta di visione, e questo forse è un problema, ma un problema più generale, dove c'è una visione che è confinata sul presente. Cioè, in questa situazione, che è ancora una situazione di incertezza, in linea generale manca una prospettiva a lungo termine. Cioè, dopo la botta che abbiamo preso negli ultimi anni, sfido, ma in senso positivo, qualcuno che abbia la forza e la capacità di ragionare a un termine medio-lungo. Si vive in una prospettiva molto ravvicinata, segno comunque di una situazione di incertezza, che ancora oggi c'è incertezza, timore, paura, e questo voi lo vedete, voi imprenditori lo vedete tutti i giorni. Basta anche parlare con i responsabili di istituti bancari, che danno un quadro molto chiaro dei flussi finanziari e degli impegni, che, ripeto, sono allo stato ancora ridotti nonostante i bassi tassi, appunto perché c'è una generale incertezza. In più ci sono tutta una serie di interrogativi. Io lo ricordo
e lo ricordo spesso, quando ero presidente della provincia di Lodi nel autunno 2011, appena conclusa l'esperienza dell'allora governo Berlusconi, appena nato il governo Monti, fui protagonista di un intervento sempre relativamente al mondo dell'artigianato, dove dissi che dal mio punto di vista, lo dissi perché lo credevo e lo credo ancora, anzi lo credo tuttora, come poi vedete nella conclusione del mio ragionamento, era sciocco, stupido pensare che le situazioni di crisi potessero essere superate cercando di superare o rivoluzionare quello che è un nostro modello forte e fondamentale della nostra economia, che è l'artigianato, che è la piccola e media impresa. Sono passati 6 anni, allora c'era la paura, c'era l'idea, c'era tra virgolette la moda, seguendo magari stereotipi non nostri ma di altre economie, che piccolo fosse brutto, aggregazioni e grande fosse bello. E quindi fu rimproverato, quando feci quell'intervento, da un noto giornalista economico dicendo che aveva una visione provinciale, eccetera, e che il mondo doveva andarsi, la nostra economia doveva aprirsi a tutta una serie di aggregazioni, e quel mondo e quella formula della piccola e media impresa, dell'artigianato, era superato. La storia ha dimostrato invece, negli ultimi anni, ha dimostrato esattamente il contrario. Ha dimostrato che nonostante la grande botta che ha preso il mondo, anche il mondo dell'artigianato, ciò nonostante il mondo dell'artigianato ha saputo resistere, in alcuni casi, in tanti casi, affrontare la crisi meglio di altre realtà economiche più ampie, e in questi anni ha saputo anche sviluppare una visione che andava oltre quella che era una visione storica o come si era sviluppata il mondo artigianale negli ultimi 30 anni. Che era appunto quest'altra, che è la sfida dell'innovazione, la sfida di guardare i modelli, i mercati esteri e ricercare l'eccellenza del proprio prodotto, perché davanti ad una situazione economica con una tassazione molto elevata, un costo del lavoro molto, molto elevato, con economie e non molto lontane sia da un punto di vista di distanze e anche non lontane in un mondo globalizzato, che producono ad un costo nettamente inferiore al nostro e quindi con una competitività da questo punto di vista maggiore della nostra, la reazione a questa situazione sta nell'innovazione e nel miglioramento del prodotto per renderlo distinguibile e migliore appunto rispetto agli altri, questo in tutti i vari settori. E devo dire, vedendo gli ultimi dati, che questa sfida non è stata vinta, perché il terreno è ancora lungo, ma davanti a questa prospettiva il mondo anche dell'artigianato si è interrogato, ha saputo accettare la sfida. Un impegno è stato fatto anche dalla Regione Lombardia, con la nostra legge manifattura 4.0, con la normativa, con la legge che abbiamo fatto l'anno scorso relativamente alla ricerca e innovazione, dove abbiamo una prospettiva di impegnare nell'arco dei prossimi anni il 3% del nostro bilancio nel campo della ricerca e dell'innovazione. Insomma, è questo un mondo economico che ha resistito e che sta guardando le prospettive del futuro, devo dire, all'interno di un panorama politico da parte dell'amministrazione regionale, che ha saputo interpretare questo tipo di situazioni, anche venendo incontro a quelle che sono determinate esigenze del mondo produttivo. Ed è su questa linea che penso dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti, però quello che non possiamo più permetterci è di ragionare senza una vera progettualità alle spalle. Senza una vera progettualità, e la progettualità presuppone il capire o cercare di capire dove sta andando l'economia. Senza questo tipo di progettualità, che deve essere una progettualità regionale, una progettualità anche a livello statale,
non possiamo permetterci di far fronte alle vere sfide di questa economia. Il mondo imprenditoriale, con le sue necessità, con le sue visioni, insieme al mondo della programmazione politica, deve interagire appunto per un pensiero di sviluppo, o di sviluppo successivo. Cioè oggi l'interrogativo che il mondo politico deve porsi e che futuro vogliamo dare alla nostra, al nostro settore manifatturiero, che è sempre stato un settore trainante, il settore fondamentale della nostra economia, che molto spesso ha vissuto situazioni di concorrenza anche non pienamente leale da parte di altre realtà anche all'interno del sistema economico o economico o europeo, perché non è un mistero che davanti a certe decisioni che sono state prese all'interno di una politica monetaria il nostro sistema economico è andato in affanno, mentre altri sistemi, ad esempio quello tedesco, quello della Germania, che dal mio punto di vista all'interno del comparto UE è il nostro principale competitor sul settore manifatturiero, invece ha avuto altre reazioni. Ecco che, e chiudo, quindi è necessario uno sforzo congiunto. La linea è quella di un'economia lombarda che non può perdere e non può pensare ad un bilancio senza fondarsi su quelle che sono le proprie basi produttive storiche. E quando storiche non parlo di un sistema che è nato nel dopoguerra, ma che inizia agli albori del secolo con i mestieri, con le botteghe, con la realtà comunale. Questa evoluzione ha portato l'economia lombarda ad essere quella che è, e ne dobbiamo essere tutti orgogliosi, consci di questa realtà, costruire guardando quelle che sono le basi fondamentali della nostra caratteristica produttiva, senza inseguire e situazioni estere, esempi esteri, per carità utili per confrontarsi, necessari per confrontarsi, ma non possiamo pensare di omologare la nostra situazione economica con realtà fuori dei nostri confini che hanno una storia, una derivazione, una prospettiva completamente diversa. Quindi, e lo dico quando partecipo ai convegni organizzati dal sistema artigianale, la soddisfazione di vedere la piccola e media impresa lombarda, il mondo artigianato lombardo che ha resistito con il sacrificio e la passione spesso anche dell'imprenditore, che in situazioni di difficoltà evitava alla fine del mese di ritirarsi lo stipendio per cercare di mantenere i soldi all'interno dell'impresa e per tirare avanti. Questo non è successo in altre realtà. Se noi prendiamo il sistema delle imprese che ragionano, delle grandi imprese che ragionano legittimamente con altri presupposti e con altre visioni, imprese di certe dimensioni italiane o anche delle multinazionali, dove ad una determinata situazione di bilancio si accompagna immediatamente una revisione industriale con una situazione che tocca anche l'occupazione, queste sono differenze che dobbiamo certamente cogliere e dire che il mondo dell'artigianato ha da questo punto di vista reagito meglio rispetto ad altre realtà, anche in una visione di responsabilità sociale dell'impresa e dell'economia che altre realtà non hanno avuto. Deve essere tutto artigianato il sistema lombardo? No, chiaramente, assolutamente no, e sarebbe un errore pensare a quello. Ma sarebbe altrettanto un errore pensare di avere una visione dello sviluppo economico della realtà lombarda senza l'artigianato, sminuendo l'artigianato, senza investire sull'artigianato. Mi auguro che si sviluppi e si mantenga sempre vivo questo fitto dialogo tra il vostro sistema e la regione Lombardia. Noi pensiamo di aver avuto la giusta visione, poi saranno i posteri a dire se ci abbiamo azzeccato o non abbiamo azzeccato. Al momento i fatti per questo principio cominciano a darci ragione, la strada è ancora lunghissima, siamo ancora ai primi metri di un percorso di chilometri e chilometri. Mi auguro che in questa
collaborazione si riesca a ricostruire, a rinforzare, a rendere ancora più saldo, non solo per noi, ma per chi verrà dopo di noi, quel tessuto imprenditoriale lombardo che tutto il mondo ci invidia. Grazie.